Amici, buona giornata, benvenuti a questa nuova settimana edicola del Trap Caffè, l'appuntamento delle 8:30, è l'appuntamento numero 104 in questo lunedì 9 ottobre. Dunque, un appuntamento che ritorna a quello della mattina. Vi ricordo anche che avremo l'appuntamento regolarmente alle 14:30 e parleremo alle 14:30 di una serie di cose di cui poi facciamo il punto successivamente. Come sempre, come ormai c'è l'abitudine, apriamo questa edizione del nostro appuntamento del caffè con le previsioni meteo, anche se sta diventando un po' noioso perché con questo ottobre travestito da agosto le previsioni non hanno pathos. Vediamo. Previsioni per oggi. Al mattino, sulle coste, bel tempo, con cieli quasi sereni. In montagna, bel tempo, con cieli quasi sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo, con cieli quasi sereni. In montagna, bel tempo, con cieli sereni o velati. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, bel tempo con cieli sereni o velati. In montagna, bel tempo con cieli sereni o velati. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo con cieli sereni. In montagna, bel tempo con cieli sereni. Passiamo subito alla rassegna stampa, andiamo a vedere rapidamente i giornali di oggi che cosa riportano. Purtroppo il Corriere della Sera ovviamente apre con quello che sta succedendo in Israele. E io non so voi, ma è una cosa che mi ha particolarmente colpito vedere la violenza nei confronti dei bambini. E un odio profondo che deriva sicuramente da odi e da prevaricazioni da entrambe le parti, solo che in questo caso si tratta di un'aggressione gratuita ai civili che non hanno nessuna colpa, ai bambini che non hanno nessuna colpa. Ci sono quasi 700 morti in Israele, colpiti intanto durante la notte 800 obiettivi a Gaza, trovati 80 terroristi nella notte. E l'operazione di terra scatterà probabilmente entro 24-48 ore. Insomma, si tratta della strage di civili più grave della storia. Siamo di fronte alla follia, una follia oltretutto alimentata, ed è questo il grande pericolo, dalla necessità dell'Iran di trovare un nemico comune, cioè di menare le mani, diciamo così, di fronte a una contestazione interna al regime, soprattutto da parte delle donne, che sta crescendo, e come tutti i regimi dittatoriali, come sapete, spesso e volentieri si ricorre alla guerra, al nemico co comune per poter tacitare l'aggressione interna da parte di chi vuole libertà, come in questo caso le donne. E quindi la situazione è veramente pericolosa ed esplosiva, ma soprattutto quello che colpisce è la drammaticità della violenza gratuita e della cattiveria, dell'odio che veramente non ha confini. Andiamo avanti, vedete i dettagli che sono veramente agghiaccianti, così come i video di quei poveri bambini e di quei coloni che sono stati rapiti. Ovviamente il mondo si interroga, ecco il ruolo dell'Iran negli attacchi in Israele con Hamas e gli Hezbollah, la fornitura di armi e soldi. Insomma, oggi non si parla nient'altro di questo, ovviamente, con il rischio che insieme alla guerra in Ucraina la situazione veramente sfugga di mano. E qui una notizia sulla quale approfondiremo sia oggi che alle 14:30. Sono esattamente 60 anni, lo saranno alle 22:39 di oggi, della tragedia del Vajont. Oggi è la giornata internazionale delle vittime dei disastri ambientali, proprio a causa del Vajont, una delle più grandi tragedie. E tra l'altro vedremo ampiamente evitabile. Il periodo era il 1963, un periodo poi approfondiremo in cui c'era disperato bisogno di energia per la ripresa industriale. Andiamo avanti con la Gazzetta dello Sport. Io vorrei, la Gazzetta dello Sport, farvi vedere i risultati e classifiche della Serie A.
vedere questa classifica che vede il Milan al comando. 21 punti significa che ha sempre vinto tranne il derby, ma devo dirvi anche aggiungere che si tratta di un campionato decisamente modesto, a mio avviso, con possibile qualunque squadra può battere qualunque altra squadra. Sinceramente, i valori espressi da questo campionato fino adesso non sono a livello, diciamo così, delle attese. E ancora non c'è una maturazione delle squadre di vertice, anche se vedete che Milan, Inter, Juventus, Napoli e Atalanta, che sono quelle più attese, sono già nei primi posti, ma il Napoli c'è la novità della Fiorentina che veramente sta facendo un campionato davvero straordinario. Ieri la vittoria a Napoli. Infine andiamo all'Anza Marche, segnalati due nuotatori in difficoltà, ricerche a Porto Recanati, ma vi posso andare oltre perché sono stati ritrovati, hanno chiamato al telefono tranquillizzando quanti erano alla ricerca. Qui ancora il Corriere Adriatico invece che parla di rimpasto della giunta regionale, una vicenda politica abbastanza strana, con la Lega agitata, con tensioni all'interno della segreteria regionale della Lega e la situazione della maggioranza in fibrillazione. Qui le condizioni invece del vescovo di Ancona Angelo Spina, ricoverato a Torrette per encefalite virale, e facciamo ovviamente il più affettuoso e caloroso in bocca al lupo. Overtime a Macerata conclude la grande kermesse sportiva con l'arbitro Sacchi ospite per il finale di oggi. Andiamo al Resto del Carlino che parla Macerata, bottigliate, urla e vetrine rotte, ore da incubo in centro, la sicurezza è un diritto, ma insomma anche questo rientra nel momento generale della violenza gratuita che ovviamente nella quotidianità si esprime anche in queste cose. L'Ancona Today parla del pareggio in extremis, l'Ancona raggiunta, la squadra decisamente non decolla quest'anno. 3-3 con la Vispesaro, Ancona che festa, la notte bianca che volevi, è un test per Capodanno, quindi torneremo poi alle 14:30 a parlare del successo. Qui ancora dispersi in mare si cercano due uomini, ma come vi ho detto, sono stati ritrovati, stanno bene e lo dice, cronache maceratesi, segnalate due dispersi in mare, ora di ricerca lungo la costa, la chiamata, stiamo bene. E qui Lega fallita l'operazione Trota per far fuori gli assessori a caos totale. Giorgio Latini verso il commissariamento, insomma una situazione complicata. Incidente con la moto, un 21enne soccorso con l'eliambulanza a Macerata, auto in bilico sulla scarpata. Continua la serie di incidenti e di allarmi sulle strade. Inviti alla prudenza non bastano mai. Allora, era il 9 ottobre del 1514 quando il re di Francia, Luigi XII, sposò la diciottenne Maria Tudor, la figlia più giovane del re Enrico VII d'Inghilterra. Fu un matrimonio nel tentativo di superare l'atavica tensione fra Francia e Inghilterra, tentativo peraltro fallito. Nel 1740 i coloni olandesi, i nativi giavanesi, scatenano il massacro della popolazione etnica cinese a Batavia, uccidendo 10.000 persone. Come vedete, la violenza non ha data. Nel 1760, guerra dei 7 anni, il 9 ottobre, le truppe russe e austriache occupano Berlino per 3 giorni. Pensate, Austria e Russia alleati occupano Berlino. Nel 1776, padre Francisco Palù fonda la Mission San Francisco de Assis, San Francesco d'Assisi, in quella che oggi è San Francisco. Nel 1790 un grave terremoto del nord dell'Algeria provoca gravi danni e uno tsunami nel Mar Mediterraneo, uno dei rari tsunami del Mar Mediterraneo, uccidendo 3.000 persone. Nel 1940, era il 9 ottobre, battaglia d'Inghilterra, durante un raid aereo notturno della
Luftwaffe, la cattedrale di San Paolo a Londra viene colpita dalle bombe e durante un raid a Liverpool nello stesso giorno, e siamo, ripeto, nel 9 ottobre del 1940, nasce John Lennon. Nel 1967, dopo la sua cattura, Che Guevara, il 9 ottobre del 67, viene giustiziato per aver incitato la rivoluzione in Bolivia. E infine, vi ricordo, 1963 è il disastro del Vajont. Quasi 2000 persone, 1917 per l'esattezza, vengono uccise da una frana caduta nel bacino della diga del Vajont, diga che era l'orgoglio dell'ingegneria italiana, la diga più alta del mondo. In una gola strettissima, e fu una tragedia, però completamente annunciata, perché i sintomi e le segnalazioni della frana ormai si inseguivano da mesi. Addirittura quella, no, quella sera fu segnalato un'accelerazione della frana veramente significativa, addirittura triplicata nel giro di poche ore. Era chiaro che il monte stava scendendo e nessuno fece niente per avvertire gli abitanti di Longarone. Allora, siccome parliamo del 9 ottobre del 63, molti non c'erano, sì, certo, hanno visto, hanno saputo, ma io ho trovato un brevissimo filmato che vi voglio proporre, poi approfondiremo l'argomento alle 14:30 su che cosa fu la strage del Vajont. Cinque secondi al disastro. L'ultima porzione si spacca e una frana delle dimensioni di 90 isolati cittadini si lancia verso l'invaso. Accelerando con la velocità di un'auto di Formula 1, la massa crea un'immensa ondata alta più di 200 metri. 30 milioni di tonnellate d'acqua compiono un salto di 261 metri e scavano un cratere profondo 40 metri sul fondo della valle. Si forma una colonna d'acqua alta 70 metri che viene accelerata dalle strette pareti della valle fino a raggiungere i 140 km orari. L'Agenzia Nazionale dell'Energia Elettrica viene condannata a pagare un risarcimento alle vittime. La diga del Vajont, l'orgoglio dell'ingegneria italiana, non entra mai più in funzione e rimane un rudere immenso nel paesaggio. E qui in linee essenziali quanto successe alle 14:30 approfondiremo con testimonianze dell'epoca. Ecco, vi dicevo a proposito delle 14:30 di cosa parleremo. Parleremo anche della giornata che è stata ieri, ma ieri, come sapete, non c'era la diretta. È stata la giornata degli infortuni sul lavoro. Approfondiremo anche questo delicato tema. Poi abbiamo tante piccole cose, come ad esempio la rubrica fiscale, gli appuntamenti che non possiamo dimenticare. Parleremo del Vajont, della Notte Bianca di Ancona, di Pompieropoli, dei Pooh, del concerto dei Pooh, insomma, tantissimi argomenti che sono così abbastanza variegati. E tra l'altro, tra questi argomenti c'è come sempre la lettura e oggi ve la propongo in conclusione di questo collegamento perché abbiamo il piacere di ospitare ancora una volta il sonetto dell'amico, collega e sonettista Paolo Marconi. Sentiamocelo insieme perché vale veramente la pena. Il sonetto che ora leggerò parla di un fiore, così lo chiamo con una licenza poetica, anche se in realtà da un punto di vista botanico si tratta di un frutto, anzi una infruttescenza, un fiore la cui descrizione può costituire un'allegoria di qualcosa che riguarda la vita. E il titolo è Il soffione. Perfetta geometria, stupendo insieme di stelle che si fanno incastonate eterea nube candida e di fate raccontano ben più che d'essere seme. Fragile fiore che però non teme, si risolleva se lo calpestate, si riprotende al cielo dell'estate per affidargli le sue parti estreme.
Di quel sublime incastro m'è rimasta la meraviglia e il tempo non mi basta per rendere più pieno quel che sento. Non lo vedrò appassire, non si guasta, ma perso dentro un alito di vento svanisce come un sogno in un momento. Grandissimo, Paolo Marconi riesce veramente con straordinaria poesia a descrivere le cose che molti di noi osservano con distrazione e ne coglie veramente l'essenza. Bene, siamo alla fine di questo appuntamento. Vi ricordo, ci vediamo alle 14:30 per una puntata davvero dinamica e particolare. E allora non mi resta che augurare a voi tutti una buona giornata.